un sabato mattina speciale, veniamo a scoprire il taglio del nastro di questo nuovissimo Yamaha Store che sbarca nella nostra città e andiamo a conoscere i protagonisti di questa avventura commerciale che onora sicuramente la terra dei piloti. A tutti gli effetti è una concessionaria con tutti i servizi dalla vendita al post vendita, dove il cliente può trovare tutto quello che riguarda il mondo Yamaha. Siamo molto contenti di essere approdati a Pesaro perché la riteniamo un po', diciamo, la patria del motociclismo, dove la gente vive il concetto della moto e vediamo che il pubblico che ci viene a visitare è molto molto euforico nel vedere come, diciamo, ci approcciamo al mondo moto. Per noi il filo conduttore è cercare la completa soddisfazione del cliente e di seguirlo durante tutto il suo processo di acquisto, cioè dall'acquisto fino all'assistenza e a 360 gradi su tutto quello che è il suo, tutto quello che è il suo modo di vivere la moto. Siamo molto orgogliosi di arrivare qui a Pesaro. Il nostro gruppo, dopo la prima apertura a Carpi, nella concessionaria ovviamente ufficiale monomandataria Yamaha, è arrivato il secondo punto vendita a Rimini e oggi arriviamo nella terra dei piloti e quindi a Pesaro. Ci fa molto piacere portare il nostro brand Yamaha e il nostro marchio di Digi Motorsport anche nel vostro territorio. Oscar Tasso è anche un designer e abbiamo notato la firma nella speciale realizzata per Vasco Rossi. È una soddisfazione particolare questa di fare degli allestimenti, curare e disegnare degli allestimenti speciali per clienti così particolari. Sì, è stata una grossa soddisfazione per tutti noi. Siamo riusciti nel 2019 a progettare e realizzare la 9 che poi è andata a Vasco e successivamente abbiamo realizzato, seguito di un mio progetto su Tracer, anche l'847R, che anche quella, una degli esemplari, è andata a Vasco. E sempre rimanendo nel discorso di moto speciali, ovvero di prototipi, questo gruppo ha realizzato anche la 7 che si può vedere esposta all'interno del nostro store qui di Pesaro. È un progetto realizzato per Yamaha Europe che ha partecipato alla Yar Build nel 2019, quindi sono grosse soddisfazioni anche queste per il nostro gruppo. Effettivamente tagliamo il nastro oggi, però è già qualche giorno che teniamo aperte le porte e i pesaresi vedo che sono molto entusiasti, avevano bisogno di una, probabilmente di una sede così, qui terra dei motori, e quindi ho visto un traffico positivo, insomma, di persone, dei pesaresi e amanti delle moto, e per il momento io penso una buona sensazione, insomma, di questa prima settimana. Sicuramente tanta curiosità, soprattutto per il fatto che il negozio è allestito come se fosse uno showroom sostanzialmente, con questi spazi molto grandi. Qualcuno avanza anche qualche tentativo di approccio commerciale? C'è qualcuno che già vuol comprare? Sì, già ci sono i primi che stanno girando, anche perché a breve arriveranno le novità 2021, c'è molta attesa, e la Tracer 9, l'MT-09, l'MT-07, e quindi già passano per sapere quando arriveranno in concessionaria. Tra l'altro le avremo qui in anteprima il 2 di febbraio, quindi il 2 tutto il giorno, saremo aperti anche nella pausa, faremo orario continuato e faremo vedere queste novità 2021. Oggi per noi e per me è un giorno fantastico e bellissimo. Approdiamo nella terra dei motori, in una città fantastica che ci ospita e speriamo di ripagare in pieno la fiducia dataci e speriamo di fare del nostro meglio e di impegnarci e di non deludere la cittadinanza e tutti i motociclisti di Pesaro. Ringrazio gli investitori di Modena, la Yamaha per aver scelto Pesaro e questo luogo e anche tutto il comparto che Acema ha sistemato in questi anni, perché questo è un crocevia fondamentale per la città, già da tanti servizi a motociclisti e automobilisti, e con questa esposizione diamo un ulteriore spazio a tutti gli appassionati di moto nel nostro territorio, sperando che una volta che questo Covid se ne sia andato la moto possa ritornare ad essere davvero un grande strumento di libertà e magari un mezzo per scoprire il nostro territorio e la nostra splendida provincia.